Chetamina liquida intrisa in sciarpe di seta importate dall'India, uno dei sistemi usati dalla banda di narcotrafficanti smantellata dopo 3 anni di indagini dalla polizia di Bologna, decine di arresti in tutta Italia. I residenti non pagheranno la sosta in centro, lo ha detto oggi l'assessore comunale alla mobilità Andrea Colombo, smentendo le notizie di stampa apparse oggi. Allo studio invece tante piccole isole pedonali, mentre le moto spariranno dal Tiogo Bassi Rizzoli Indipendenza. E bufera sul comune di Bologna dopo l'entrata delle associazioni omosessuali nella consulta per la famiglia. Il presidente delle ACLI Murro, ai microfoni di ETV, si dice pronto al ricorso al TAR, ma i cattolici potrebbero anche uscire sbattendo la porta. Il Motor Show si accinge ad aprire i battenti al pubblico il 3 dicembre, un momento difficile per il mercato dell'auto. 2011 chiuderà con un calo del 10%, spiega il direttore del centro studi Promotor Gianprimo Quagliano. La delegazione dei familiari delle vittime della strage di Ustica a Bruxelles per chiedere ai parlamentari europei di fare pressioni presso i loro paesi per il via libera alle rogatorie internazionali. L'appello è stato raccolto dai socialdemocratici. Buonasera e ben ritrovati con questa edizione del nostro telegiornale. In primo piano la cronaca, l'avete sentito dai titoli, maxi operazione della squadra mobile che ha sgominato un vasto traffico di chetamina proveniente dall'India ma smerciata in varie città italiane tra cui Bologna, coinvolte una cinquantina di persone, fra loro anche 6 giovani bolognesi. Il servizio è di Federico Balletti. È una droga sintetica, in realtà è un farmaco, un anestetico usato in veterinaria, però in veterinaria sugli animali di grande taglia. Già a basso dosaggio provoca danni. Purtroppo il suo basso costo ha consentito una rapida fidelizzazione degli utenti sulla strada. Costa poco, fra i 15 e i 20 euro al grammo, e si trova facilmente in paesi come l'India. È la chetamina, potente anestetico per cavalli, diventata negli ultimi anni una delle più ricercate droghe da sballo per i suoi effetti allucinatori. Quella conclusa all'alba di oggi dalla squadra mobile di Bologna è, nelle parole del procuratore aggiunto Walter Giovannini, la più ampia e completa indagine mai fatta in Italia contro il consumo di questa droga sintetica. Un'inchiesta coordinata dalla DDA di Bologna che complessivamente ha portato a una cinquantina di arresti e al sequestro di 360 litri di chetamina. Bologna era lo snodo principale della rete di trafficanti e spacciatori che avevano ramificazioni in varie parti del mondo. Con la chetamina liquida acquistata in India venivano impregnate sciarpe tipo pashmina e altri indumenti essiccati e spediti a Londra, da dove lo stupefacente veniva poi smistato in Italia. Dopo una trentina di arresti fatti a partire dal 2008, oggi sono stati emessi altri 26 provvedimenti di cattura, 22 dei quali già eseguiti, 6 solo a Bologna. Quasi tutti gli indagati sono giovanissimi e incensurati, inconsapevoli, ha detto ancora Giovannini, della gravità di ciò che facevano. Alcuni degli arrestati risponderanno di associazione per delinquere, fra loro anche 2 italiani residenti a Londra, dove erano titolari di un'agenzia che organizza feste ed eventi musicali. Sì, fra i leaders, quelli a cui è stato contestato l'articolo 74, quindi associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga, vi sono questi soggetti, 3, 2 erano titolari di un'impresa Family Groove LDT con sede legale a Londra che aveva come scopo lecito di organizzare eventi musicali tipo techno. In realtà dietro questo paravento lecito poi c'era il fine illecito di muoversi con estrema agilità e mobilità sul territorio mondiale e importare chetamina dall'India. Il vero nemico da combattere è la componente psicologica che induce alcuni giovani a credere che queste droghe sintetiche non siano pericolose, lo ha detto il questore di Bologna Vincenzo Stingone, che ha voluto anche esprimere il proprio apprezzamento agli investigatori che hanno condotto questa importante operazione contro il traffico di chetamina. Sentiamo allora le sue parole. Ma c'è stata una grande sinergia della squadra mobile con la Procura della Repubblica, come sempre del resto, quindi si continua su questa linea di questa bellissima operazione, questa importante operazioni di polizia fatte dalla squadra mobile, a cui va il mio veramente più sentito apprezzamento. Ecco, io l'ho detto da sempre, poi lo ripetiamo ancora fino alla noia, che la lotta alla droga è la nostra, è la priorità, è una lotta importante. Poi lo dico all'indomani, tra virgolette, all'indomani di quel ragazzo che è stato ricoverato qui a Bologna
e ha subito questo delicatissimo intervento al fegato per aver preso delle pastiglie di estasi. Quindi questa è un'operazione importante sulla chetamina, su queste sostanze che sostanze sintetiche che ahimè molti giovani ritengono che siano soltanto degli additivi per dare loro personalità, per dare loro più forza. Invece in realtà questi additivi sono sostanze pericolosissime, letali. E quindi io traggo ancora di più il convincimento che la vera componente da combattere è la componente psicologica di molti giovani, che credono che queste sostanze non facciano male. E lo dimostrano i fatti, che invece queste sostanze sono pericolosissime. Ultima pagina, è stata la questura di Bologna a risolvere in poco più di due giorni il caso di Adama, la clandestina senegalese uscita ieri sera dal CIE di Via Mattei, dove era stata rinchiusa per tre mesi dopo aver chiesto aiuto alle forze dell'ordine per le violenze subite a Forlì dal convivente aguzzino. Il suo permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale è stato infatti rilasciato dal questore di Bologna Vincenzo Stingone una volta acquisito il parere favorevole ma non vincolante dalla procura e dalla questura di Forlì. L'istanza per la liberazione della donna era stata presentata il 28 novembre dal suo avvocato Andrea Ronchi. Ieri sera, dunque, due giorni dopo, l'immigrata ha lasciato il CIE. Per la sua liberazione erano già state raccolte 800 firme del caso, sollevato nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Si è interessata anche il ministro dell'Interno ed ex commissario prefettizio di Bologna, Anna Maria Cancellieri. I residenti non pagheranno la sosta in centro, lo ha detto oggi l'assessore comunale alla mobilità Andrea Colombo, smentendo le notizie di stampa apparse oggi. Allo studio invece tante piccole isole pedonali, mentre le moto spariranno dalla Tioco Bassi Rizzoli Indipendenza. Il processo partirà ad aprile e proseguirà per piccoli passi. Il servizio è di Gabriele Sciarra. La sosta in centro per i residenti non sarà a pagamento. L'assessore alla mobilità del comune di Bologna, Andrea Colombo, ha smentito le indiscrezioni di stampa secondo le quali la giunta Merola starebbe studiando una misura in questa direzione. Vero è, ha detto Colombo, che l'amministrazione comunale sta elaborando un piano che potrebbe rivoluzionare la mobilità nel centro cittadino. Alcune cose sono state illustrate oggi nel corso di una conferenza stampa. La prima è il divieto di transito per le moto lungo la T Ugo Bassi Rizzoli Indipendenza e una forte diminuzione di autobus ai piedi delle due torri, pedonalizzazione totale di diverse strade come via Azzo Gardino, la direttrice Castagnoli, Moline, Borgo San Pietro, il primo tratto di via Zamboni e il ghetto ebraico. Ci saranno poi zone ad alta pedonalizzazione come le vie Galliera, Nazario Sauro, Goito, Bertiera Marsala e la direttrice Santo Stefano Farini. In altre strade come via Oberdan spariranno i parcheggi per fare posto ai pedoni e alle biciclette. Sono misure allo studio del comune, ha ammesso Colombo, che verranno discusse con cittadini, associazioni imprenditoriali e istituzioni, partendo però da un punto fermo: cambiare le abitudini dei cittadini per rendere più pulita l'aria, più bella la città e più sicuro il passaggio di pedoni e biciclette. La decisione di accogliere le associazioni omosessuali dentro alla consulta per la famiglia costa al comune di Bologna una furiosa polemica che potrebbe sfociare nella perdita di senso della consulta stessa. Servizio di Massimo Ricci. Cosa ci fanno due associazioni omosessuali nella consulta comunale per la famiglia? Non lo sappiamo, ma così ha deciso Palazzo da Cursi, o meglio ha dovuto decidere il consigliere comunale dell'Italia dei Valori Pasquale Caviano, cui è toccato mettere la firma su una scelta, dicono i bene informati, fatta dalla maggioranza. Il vicario generale della diocesi, Monsignor Giovanni Silvagni, intervistato dal Corriere di Bologna, parla apertamente di uno strappo compiuto dal comune. Si butta a mare la famiglia come valore, perché se tutto diventa famiglia, allora niente lo è veramente, spiega Silvagni. E allora tanto vale dire chiaramente che non esiste più una consulta per la famiglia, ma una consulta per le convivenze. All'orizzonte potrebbe esserci la clamorosa uscita delle associazioni cattoliche dalla consulta. Queste, guidate dalle ACLI, hanno già presentato una diffida al comune e promettono che andranno fino in fondo. Ma ci confronteremo con le altre associazioni del mondo cattolico che hanno firmato la diffida e valuteremo tutte le strade, ma mi sembra che a questo punto sia quasi obbligato, dato che riteniamo che la forzatura regolamentare sia stata forte, ricorrere al TAR per far valere le ragioni giuridiche e il rispetto delle regole per il Comune di Bologna. Ma si scatena anche l'opposizione, che attacca la decisione dell'amministrazione comunale. Questo è un fatto paradossale,
Speriamo che ci sia un giudizio di un legale e non solo del segretario generale che ripristini l'ordine in questa strana vicenda. Se quello non è più il contenitore dove viene tutelata, rispettata la famiglia come è concepita, intesa dalle leggi, dalla Costituzione, ci può essere anche una rottura definitiva. Credo che sarebbe stato opportuno, di fronte appunto a delle forzature, che anche l'amministrazione comunale, quando ha detto che sarebbe stata disposta a riflettere, avrebbe dovuto creare le condizioni di un dialogo e non di un giudizio tranchant che poi alla fine servirà solo a dividere e a far poca chiarezza su quello che è il ruolo di una consulta per la famiglia. E l'UDC è pronta a ricorrere in realtà sulla consulta della famiglia, lo annuncia stamane la segretaria provinciale di Bologna, Maria Cristina Marri, che ha parole durissime nei confronti dell'assessore alle politiche sociali del comune di Bologna, Amelia Frascaroli, alla quale rimprovera un'ingerenza impropria. Il suo è stato un colpo di mano, dice la Marri, un'entrata a gamba tesa, un comportamento gravissimo che ha inopportunamente spinto per l'ingresso di alcune associazioni nella consulta. C'è un'autonomia della consulta che deve essere rispettata, conclude Maria Cristina Marri. La delegazione dei familiari delle vittime della strage di Ustica è a Bruxelles per chiedere ai parlamentari europei di fare pressioni presso i loro paesi per il via libera alle rogatorie internazionali. L'appello è stato raccolto dai socialdemocratici, ma l'europarlamentare del PDL Mazzoni ha detto che anche il PPE farà la sua parte. Servizio di Gabriele Sciar. Il silenzio dei paesi europei coinvolti nella vicenda di Ustica non è più accettabile perché è una sottrazione di responsabilità. Lo ha detto a Bruxelles l'europarlamentare ed ex sindaco di Bologna Sergio Cofferati durante una conferenza stampa a cui ha preso parte una delegazione dell'Associazione Familiari delle Vittime guidata dalla presidente Daria Bonfietti. La delegazione si era rivolta ad alcuni eurodeputati perché facessero pressioni sui rispettivi paesi, Francia, Inghilterra, Belgio e Germania, che ancora non hanno accolto le richieste di rogatoria internazionale inviata dalla Procura di Roma, che ha riaperto l'inchiesta sull'abbattimento del DC-9 in volo tra Bologna e Palermo nel 1980. La verità storica è chiara, ha aggiunto Cofferati, ma per arrivare alla verità giudiziaria è necessaria la collaborazione dei ministeri della difesa e dei meccanismi di controllo dei paesi a cui sono state rivolte le rogatorie. E una richiesta verso questi paesi sarà firmata anche dagli europarlamentari del Partito Popolare Europeo. Ha messo infatti un interessamento l'eurodeputata del PDL Erminia Mazzoni perché, ha detto, dopo 30 anni questa vicenda va chiarita fino in fondo e se solo implicati i paesi europei l'Europarlamento ha il potere di invitare i singoli paesi a rispondere e anche perché, ha aggiunto, bisogna evitare che questa vicenda diventi di parte prestandosi a speculazioni politiche. Anche per questo, ha concluso la Mazzoni, invito i familiari delle vittime a individuare interlocutori in tutti i gruppi politici al di là dei contatti avuti finora con i socialdemocratici europei. Il Motor Show apre i battenti al pubblico il 3 dicembre, in un momento non dei migliori per il mercato dell'auto, come ha spiegato il direttore del Centro Studi Promotor Gianprimo Quagliano, che ha fatto appunto il punto sul mercato dell'auto. Allora sentiamo le sue parole. Gianprimo Quagliano, come va il mercato dell'auto? Non va bene perché si pensava che nel secondo semestre di quest'anno ci sarebbe stata una ripresa, invece con tutto quello che è successo sui mercati finanziari il mercato dell'auto continua a scivolare verso il basso e chiuderà il 2011 con 1.750.000 immatricolazioni e quindi con un calo del 10% rispetto al 2010. Per il 2012 molto dipenderà da quello che farà il nuovo governo. Se il nuovo governo saprà fare non solo del rigore ma anche una politica di sviluppo, il mercato dell'auto potrebbe riprendere molto lentamente con i tempi dovuti a svilupparsi e potremmo quindi arrivare a 1.800.000 immatricolazioni nel 2012 per puntare poi a 2 milioni nel 2013. Ricordo però che sono livelli molto inferiori alla media degli 11 anni d'oro che andarono dal 1997 al 2007, media che era di 2.344.000 autovetture all'anno. Sono tempi ormai lontani, ma attualmente di quanto è in calo il mercato dell'auto? Attualmente è in calo del 10%.
rispetto al 2010, ma del 24% rispetto alla media degli anni d'oro di cui parlavo prima. E anche i TV e Radio Nettuno saranno presenti quest'anno al Motor Show, al padiglione 26, nello stand del Ministero della Difesa e dell'Esercito, stand che naturalmente potete visitare. Ci sarà anche una nostra postazione dalla quale organizzeremo collegamenti e dirette. Ci fermiamo un attimo e poi saremo di nuovo in studio con altre notizie, altri servizi. A tra poco. Nuovo in studio con TG, prima di andare avanti con il giornale, rivediamo insieme i titoli del nostro giornale. Chetamina liquida intrisa in sciarpe di sete importate dall'India, era uno dei sistemi usati dalla banda di narcotrafficanti smantellata dopo 3 anni di indagini dalla Polizia di Bologna, decine di arresti in tutta Italia. I residenti non pagheranno la sosta in centro, l'ha detto oggi l'assessore comunale alla mobilità Andrea Colombo, smentendo le notizie di stampa apparse oggi. Lo studio invece tante piccole isole pedonali, mentre le moto spariranno dalla T. E bufera sul comune di Bologna dopo l'entrata delle associazioni omosessuali nella consulta per la famiglia. Il presidente delle ACLE Murru ai microfoni di ETV si dice pronto al ricorso al TAR, ma i cattolici potrebbero anche uscire sbattendo la porta. Il Motor Show si accinge ad aprire battenti al pubblico il 3 dicembre, un momento difficile per il mercato dell'auto, il 2011 chiuderà con un calo del 10%, spiega il direttore del centro studi Promotor Gianprimo Quagliano. La delegazione dei familiari delle vittime della strage di Ustica a Bruxelles per chiedere ai parlamentari europei di fare pressioni presso i loro paesi per il via libera alle rogatorie internazionali, l'appello è stato raccolto dai socialdemocratici. Andiamo avanti con il giornale Io Guido Elettrico, un'iniziativa di ERA che accende l'auto elettrica a impatto zero con 25 euro al mese di ricariche illimitate sulle 80 colonnine dell'Emilia Romagna. Questa iniziativa è stata presentata oggi al Motor Show, è andata per noi Alessia Salvatori, vediamo. In Emilia-Romagna fino ad ora l'utenza come ha risposto in merito alla scelta proprio di guidare elettrico? Ma noi stiamo partendo adesso col progetto e quindi stiamo lanciando adesso questa possibilità. Le prime colonnine sono state installate un mesetto fa e quindi siamo proprio ai primi passi. Noi oggi lanciamo l'offerta per chi utilizza l'auto elettrica, chi vuole andare a ricaricare le colonnine, è un'offerta flat, sono 25 euro al mese tutto compreso, con l'adesione a questa offerta viene data una tesserina magnetica che consente di ricaricare indifferentemente in tutte le colonnine da Reggio Emilia fino a Rimini. App ERA Mobility, di cosa si tratta? Esattamente in questo disegno di ERA di favorire l'energia elettrica e anche il consumo? Attraverso pochi semplici click in questa applicazione che presentiamo in anteprima qui al Motor Show si possono individuare e localizzare le colonnine presenti in tutte quante le città, non solo localizzarle ma anche capire il loro stato, quindi se sono libere o occupate, se sono in stato di manutenzione oppure se sono regolarmente funzionanti. Parte la campagna di check-up energetico gratuito per tutte le famiglie bolognesi. L'iniziativa è promossa da Confabitare. Vediamo. Al via la campagna di check-up energetico gratuito per tutte le famiglie bolognesi. L'iniziativa parte da Confabitare. L'associazione proprietari immobiliari ha inviato a tutte le famiglie bolognesi un questionario per effettuare il check-up energetico, che consentirà di capire quanta energia viene utilizzata in casa e l'origine dei propri consumi, così da correggere eventuali comportamenti errati. Per facilitare la compilazione del questionario, Confabitare mette gratuitamente a disposizione termotecnici qualificati e affiancherà coloro che lo richiederanno nell'adeguamento delle proprie abitazioni al fine di un corretto utilizzo dell'energia. Questa è la prima iniziativa dello Sportello Energia, questo nuovo settore creato da Confabitare, associazione di proprietari immobiliari, che è dedicato appunto alla salvaguardia dell'ambiente e al risparmio energetico nelle nostre case e nei nostri condomini. Tutti i bolognesi, tutte le famiglie bolognesi stanno ricevendo in questi giorni a casa una lettera della nostra associazione con un questionario da compilare sulle quali vengono riportate le caratteristiche del proprio appartamento o anche del proprio condominio. Chi non l'avesse ancora ricevuto può anche venire qui nella nostra sede di via Marconi 6 secondo a ritirarlo per poi compilarlo. Una volta compilato questo questionario ce lo restituiscono qui in sede e i nostri consulenti gratuitamente sono a disposizione di tutti i bolognesi per dare tutte quelle informazioni utili per risparmiare sulla bolletta energetica. Oggi risparmiare sulla bolletta energetica vuol dire sicuramente risparmiare soldi
in questo momento di crisi, sicuramente un buon aiuto per le nostre famiglie, ma anche aiutare l'ambiente, quindi inquinare meno nella nostra città. Ancora una breve pausa e poi di nuovo in studio, tra poco. Di nuovo in studio con NTG, parliamo di spettacolo. Domenica prossima al Teatro Comunale di Bologna arriva l'attrice Anna Galliena, che in prima nazionale interpreterà alcuni brani di William Shakespeare messi in scena dal regista Marco Rampoldi. Per saperne di più vediamo il servizio di Massimo Ricci. All'approssimarsi dell'inaugurazione di Palazzo Pepoli, Museo della Storia di Bologna, ultimo tassello del percorso museale Genus Bononie, la Fondazione Carisbo ha deciso di festeggiare l'evento con uno spettacolo teatrale in prima assoluta dal titolo Padrona, padrone della mia passione, con l'attrice Anna Galliena. Lo spettacolo andrà in scena domenica prossima alle ore 21 al Teatro Comunale di Bologna. Un percorso attraverso le opere più famose di William Shakespeare, in cui si pone l'accento sul rapporto uomo-donna. Il regista Marco Rampoldi porta sul palco scene appassionate tra Romeo e Giulietta, tra Macbeth e Lady Macbeth, tra Amleto e Ofelia, tra Otello e Desdemona. Scene in cui il confronto dialettico tra maschile e femminile diventa chiave di lettura per comprendere le passioni umane. Si vede l'uomo e la donna insieme, questo è uno spettacolo sul doppio, quindi il maschile e il femminile, quindi le scene shakespeariane vissute dalla stessa persona, e quindi non è tanto la collezione di scene quanto i rapporti uomo-donna, i caratteri che cambiano, le relazioni che cambiano, i rapporti di potere, i rapporti di amore. I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Comunale venerdì 2 dicembre dalle 12 alle 18 e sabato 3 dicembre dalle 10.30 alle 16. Dopo 152 visite e oltre 6.300 visitatori, torna grande richiesta di pubblico dal 7 al 10 dicembre, Visitors, il compendio di un'estate straordinaria con il meglio del tour di Malandrina e Veronica nei luoghi più insoliti e affascinanti di Bologna. Tutte le belle performance in un unico spettacolo nel fascino del Teatro Oratorio San Filippo Neri. Questa sera trasmetteremo uno speciale dedicato proprio a Visitors alle 22 circa sul canale satellitare 829 e alle 22.30 circa al termine di Daedalus sul canale 10 del digitale terrestre. Malandrina e Veronica, intervistati da Alessia Salvatori, racconteranno, solo per citarne alcuni, l'eroe spezzato di Villa Aldini, la lezione di anatomia all'archiginnasio e tutto ciò che verrà proposto all'Oratorio San Filippo Neri dal 7 al 10 dicembre. Appuntamento dunque questa sera con speciale Visitors sul canale 10 alle 22.30 circa al termine di Daedalus e intorno alle 22 sul canale 829 del satellite. Siamo in chiusura, andiamo a rivedere ancora una volta i titoli del nostro giornale. Ketamina liquida intrisa in sciarpe di seta importate dall'India era uno dei sistemi usati dalla banda di narcotrafficanti smantellata dopo 3 anni di indagini dalla polizia di Bologna, decine di arresti in tutta Italia. I residenti non pagheranno la sosta in centro, l'ho detto oggi l'assessore comunale alla mobilità Andrea Colombo, smentendo le notizie di stampa apparse oggi. Allo studio invece tante piccole isole pedonali, mentre le moto spariranno dalla T Ugo Bassi Rizzoli Indipendenza. In bufera sul comune di Bologna dopo l'entrata delle associazioni omosessuali nella consulta per la famiglia, il presidente delle ACLI Murro ai microfoni di ETV si dice pronto al ricorso al TAR, ma i cattolici potrebbero anche uscire sbattendo la porta. Il Motor Show si accinge ad aprire i battenti al pubblico il 3 dicembre, un momento difficile per il mercato dell'auto, il 2011 chiuderà con un calo del 10%, spiega il direttore del centro studi Promotor Gianprimo Quagliano. La delegazione dei familiari delle vittime della strage di Ustica a Bruxelles per chiedere ai parlamentari europei di fare pressioni presso i loro paesi per il via libera alle rogatorie internazionali. L'appello è stato raccolto dai socialdemocratici, ma l'europarlamentare PDL Mazzoni ha detto che anche il PPE farà la sua parte. È tutto con questa edizione del nostro giornale, grazie per essere stati con noi. A tutti voi una buona serata.